già avuto una mattinata molto impegnativa con il concorso enologico del DOC della provincia di Messina, il Faro, il Marmentino e la Malvasia delle Liberi, che ha visto impegnati 45 degustatori ufficiali AIS in questo screening degustativo, che, del quale parleremo anche in questo piccolo convegno, e i risultati saranno noti domenica pomeriggio con la premiazione delle aziende. Premiazione che vedrà non soltanto il vino top per ogni categoria, il vino top della Malvasia delle Liberi, nella versione dolce, nella versione IGT secca, del Mamertino Rosso, del Rosso Riserva e del Faro, ma anche i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto della piacevolezza, dell'innovazione e dell'aspetto gastronomico, quindi uno screening a 360 gradi delle top messinesi. Ma appunto in questa nostra sessione di convegno non faremo altro che disquisire un po' dello stato dell'arte, del presente di queste denominazioni e di ciò che aspetta nel futuro queste denominazioni. E con chi lo facciamo? Lo facciamo con il gota di queste denominazioni. Io sono Luigi Salvo, sono il delegato di Palermo dell'Associazione Italiana Sommelier e il coordinatore dei degustatori AIS. E a questo tavolo Medoc chi ha riunito? Ha riunito coloro i quali ci parleranno dello stato dell'arte di queste denominazioni, e poi i colleghi potranno interloquire con i produttori, potranno dire la loro opinione su come sono andate queste degustazioni, e anche i rappresentanti della stampa potranno porre le domande ai produttori. Noi abbiamo appena finito di fare la degustazione dei vini per il concorso, per il premio. Naturalmente vini di eccellenza, vini che sono stati magari bistrattati perché sono piccole realtà, piccole doc, ma che hanno veramente una loro importanza. Abbiamo degustato delle malvasie secche, questa è la novità e questa anche un'anteprima, che è molto, molto varietali, molto caratteristiche, quindi valorizzare il territorio significa per noi essere come associazione, essere presenti qui, valorizzare il territorio con queste piccole doc e dare veramente importanza almeno in queste due giornate e dare visibilità soprattutto, perché noi invitare i ristoratori, invitare la gente a conoscere le doc del territorio. In questo concorso si presenteranno produttori provenienti da dove? Siciliani o anche nazionali? No, assolutamente siciliani, assolutamente delle tre doc, devono essere proprio territoriali, quindi noi daremo dei premi sia al miglior punteggio, sia al miglior abbinamento, alla piacevolezza, insomma tanti premi a tanti ai produttori che si sono spesi durante questi anni e durante questi mesi a fare vino di qualità. Sì, è un piacere essere qui in Sicilia proprio per questa degustazione, così una degustazione particolare, non di confronto di livello qualitativo, ma così che valuta due tipologie di vitigni all'interno di una peculiarità regionale, che è appunto il Nerello, che dà origine alla DOC Faro, quindi questa DOC della provincia di Messina, una DOC storica molto importante per la qualità e anche il prestigio del vino, che metteremo sul banco insieme al Gattinara. Il Gattinara è una denominazione d'origine controllata e garantita del Piemonte, provincia di Vercelli, a base di Nebbiolo. Quindi sarà più che un confronto, sarà una piacevole degustazione per mettere in evidenza i caratteri che distinguono i due vini, ma che in qualche modo li legano. Ecco, quali sono appunto queste caratteristiche principali dei due vini e su cosa si differenziano? Allora, sono due vini innanzitutto che giocano la loro tipologia non sulla concentrazione ma sull'eleganza, quindi il Nerello sappiamo essere un vitigno che dà vini di un profilo di eleganza, di finezza, come anche il Nebbiolo in Piemonte. Poi c'è la peculiarità dei territori, dei suoli, no? E quindi qui siamo in una terra particolare, la zona del Faro, con i suoi suoli che danno origine sempre a dei vini mai troppo strutturati, e lo stesso vale in Piemonte, dove l'origine vulcanica antica dei suoli di Gattinara, molto minerale, molto ferrosa, dà questa valenza gustativa particolare al vino, quindi dà molta sapidità e molta freschezza.
Sì, assolutamente, come Camera di Commercio e quindi come Casa delle Imprese crediamo fortemente in questo genere di iniziative volte a promuovere quelle che sono le peculiarità e quindi le imprese vitivinicole del nostro territorio. Già da qualche anno con Camera di Commercio abbiamo sposato un brand che si chiama Due Mare e Tre Doc, che è molto simile al MEDOC e quindi è volto a diffondere e valorizzare quanto più possibile le aziende che producono le tre doc messinesi, che quindi insistono nel territorio della provincia di Messina: Malvasia delle Lipari, Mamertino Doc e Faro Doc. Io sono anche la presidente del consorzio del Mamertino Doc, mi fregio di radunare 15 produttori su 17, quindi una enorme massa critica di un vino antichissimo che vede nel proprio valore aggiunto proprio il legame con il territorio e con la tradizione di questo luogo magico. La seconda edizione del MEDOC a Messina sicuramente rappresenta un altro traguardo per il nostro territorio e per i vini non solo di Messina ma anche della provincia e delle Isole Eolie. Voglio ricordare a tutti che a Messina sono tre le DOC che insistono sul territorio e sono il Faro DOC, la Malvasia e il Mamertino nella provincia di Messina. Io rappresento il consorzio di tutela del vino Faro Doc, un vino che, come più volte ho ribadito, ha delle caratteristiche di grande qualità che sicuramente rendono accessibile questo vino anche a mercati internazionali. Nel nostro territorio, che ricade nel comune di Messina, ricordo che il DOC Faro ricade esclusivamente all'interno del territorio del comune di Messina, sono 16 le aziende all'interno del nostro consorzio, si tratta di cantine che producono i vini lungo le pendici dei Monti Peloritani. Parliamo di vigne esposte al sole, ai venti del nostro mare, e queste condizioni pedoclimatiche influenzano moltissimo le nostre produzioni naturalmente. Il vino Faro Doc ha la caratteristica di avere queste note di freschezza molto lunghe al palato ed è un vino, io amo ricordarlo sempre, che oltre ad essere abbinato a piatti di carne può tranquillamente essere abbinato anche ai piatti nostri della tradizione messinese e non solo, a base di pesce azzurro, il tonno, il nostro pesce spada. Sono particolarmente contento per l'attività che viene svolta anche appunto dall'AISM, ma comunque anche da tutte le altre istituzioni, perché i vini siciliani, i vini messinesi veramente stanno vivendo un momento d'oro ed è giusto che venga dato a loro il posto che si meritano. In questi due giorni cosa vedremo qui a Messina? Dunque vedremo delle masterclass, dei banchi di assaggio, ci saranno diversi momenti dove i produttori esporranno i propri prodotti. Oltre a questo sappiamo che questi vini hanno ricevuto molte premiazioni in questi anni. Sì, esatto. Poi appunto ha fatto bene a ricordarmelo, perché dimenticavo, c'è collegato anche il concorso enologico. Poi i vini veramente del messinese, io parlo nello specifico di quelli eoliani di cui sono di mia competenza, veramente spesso si trovano nei più importanti concorsi enologici a livello mondiale. Abbiamo voluto dare quel giusto valore, cercando appunto di intercettare quello che era un sentire comune da parte dei produttori, per dare quel valore di comunicazione che l'areale viticolo messinese merita nell'ambito appunto della promozione territoriale. Infatti MEDOC è proprio questa rassegna dedicata alle tre DOC messinesi, Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari. Non lo facciamo soltanto dal punto di vista teorico, ma lo facciamo anche dal punto di vista pratico ed esperienziale, in quanto dopo questo convegno continuiamo con ben 5 masterclass dedicate, divise tra due del pomeriggio a seguire di oggi e tre della giornata a seguire. Non abbiamo voluto escludere nessuno, né nei temi, né nelle aziende, né nei territori. Infatti parleremo di Malvasia delle Eolie, addirittura con due masterclass, l'Alfa Malvasia delle Eolie e
la Malvasia delle Lipa di Passito, che incontrerà 5 specialità dolciarie delle pasticcerie siciliane dei nostri soci, non soltanto messinesi, ma anche delle colleghe e colleghi che hanno un ruolo attivo all'interno delle delegazioni siciliane. A seguire la degustazione di pomeriggio, chiuderemo appunto con questo aperitivo in rosa dedicato al Mewine in rosa, con la produzione dei vini rosati dell'areale viticolo messinese, con una rappresentante delle donne del vino, nonché la nostra vicepresidente regionale Maria Grazia Barbagallo, insieme alla collega Cinzia Mastrangelo, insieme a 2 specialità della focacceria Arena. Allora, questa sera presenteremo la colomba salina, che è quella rifarcita con i capperi canditi di Salina, l'uetta aromatizzata alla malvasia e le mandorle tostate. Quindi in abbinamento alle malvasie che verranno presentate daremo questo omaggio all'isola di Salina. Perché ha scelto questo abbinamento? Quali sono i gusti che si possono appunto abbinare fra di loro, tra il dolce e il vino? Allora, fra i dolci e il vino io ho preferito fare questo abbinamento insieme, d'accordo con i sommelier, perché identificano un territorio. E poi la sprognolo del cappero alla fine dà quella possibilità alla malvasia di pulirti il palato bene. Ho scelto di abbinare il sospiro di monaca messinese al Malvasia delle Lipa, innanzitutto per un abbinamento per territorio, un abbinamento per concordanza come vuole la regola. Infatti abbiamo un vino dolce con il dolce che presento io alla ricotta, e anche un abbinamento anche per struttura, in quanto quando si va a stabilire un abbinamento bisogna guardare anche alla consistenza del dolce e alla consistenza del vino. Ho vissuto questo evento molto intensamente, è un evento che ormai già da 2 anni coinvolge la città e coinvolge i sommelier cittadini e fa sì che la città possa scoprire le proprie DOC, quindi il Faro, il Mamertino e la Malvasia. Nel mio caso chiaramente il Faro, e la mia azienda presenta 2 Faro DOC, il Beatrice e il Piano Cuturi 2018, che ha vinto il premio come vino innovativo. Quali sono le caratteristiche dei suoi vini? Sicuramente la sapidità. Noi abbiamo dei vigneti che sono a pochissima distanza dal mare e ricerchiamo insomma una struttura interessante e anche una eleganza e una finezza aromatica. Quindi queste sono le caratteristiche che ricerchiamo e che cerchiamo sempre di proporre con i nostri vini. A cosa si possono abbinare? Probabilmente insomma ai piatti tipici della tradizione culinaria messinese, quindi come il pesce stocco o le braciole. Ma io sono di quelli che pensa che il Faro abbia con il pesce un connubio eccellente, proprio per la sua sapidità, per la sua marinità, mi viene da dire, penso che col pesce sia uno dei rossi che meglio si può abbinare. Il mio vino, il disciplinare del Mamertino ci parla di un 65% di Nero Tavola, che è quello che è il filo conduttore del vino Mamertino, è un blend che viene fatto a discrezione del produttore. Io ho deciso di fare un 90% di Nero Tavola per prendere quelle caratteristiche di quell'uva ricche di polifenoli, di antociani, e ho deciso di utilizzare il 10% di Nocera, perché un vino, l'uva Nocera è un'uva particolarmente acida, per cui va a bilanciare quelle caratteristiche del Nero Tavola e ci dà quella morbidezza in bocca senza quel tannino invadente. Oltre questo, il suo vino è molto conosciuto. Oltre il Mamertino, sappiamo che qua è rappresentato anche il Faro e la Malvasia delle Lipa. Sono 3 vini veramente molto importanti della nostra provincia, che secondo lei potrebbero anche essere conosciuti in altre parti d'Italia. Questo è un evento che può portare anche a questo. E sicuramente non a caso questo evento non è dedicato al Mamertino, è dedicato alle 3 produzioni tipiche della provincia di Messina, ragion per cui ogni vino ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità. Il Faro ha un altro tipo di uvaggio, la Malvasia è un altro ancora, un altro tipo di vinificazione, per cui valorizziamo il nostro territorio. Questa è la base sia di questo evento del MEDOC e del nostro consorzio e delle altre due DOC, ma Malvasia e Faro. Sono il produttore di Guzman Tenuta Moreri, che è un'azienda che è nel territorio di Patti, quindi nel territorio del Mamertino,
e siamo collocati nella Valle del Moreri, che è una valle che troviamo tra Tindari e Patti. E abbiamo continuato un progetto di famiglia rinnovando completamente i vigneti e caratterizzandoli proprio con il DOC Mamertino e quindi con i vigneti del Mamertino. E sono coadiuvato da un enologo di grande esperienza come Federico Curtaz e poi siamo tutti giovani che coltiviamo questi vigneti con amore, tutto in biologico, e facciamo non grandi produzioni ma produzioni di qualità. Produciamo due vini rossi, un Mamertino rosso in acciaio, e facciamo una riserva che invecchiamo prima in legno e poi in acciaio, e facciamo un bianco sempre Mamertino che ci dà grandi soddisfazioni come tutti gli altri vini.